Un saluto a tutti voi, miei cari amici dei social, del canale YouTube Figlio Prodigo 65, come alle mie spalle, e della pagina Facebook Agla Scoop. Di cosa andiamo a parlare oggi? E se ne sta parlando tanto. Finalmente per Silvio Berlusconi dà l'elenco ufficiale dell'isola dei famosi. E viene ridicolizzato, praticamente, alla propria rappresentazione dell'isola dei famosi. Gli è stato detto: dove hai trovato questi morti viventi, peggio del GF. Perché questo attacco così duro a Silvio Berlusconi? O perché Silvio Berlusconi non ne combina una giusta, o perché molto probabilmente i nomi che lui ha fatto e che io sto per dirvi, quindi che l'isola dei famosi partirà lunedì 8 aprile alle 21.45 su Canale 5, e appunto vi renderete conto se sono delle persone che, con cui si può fare un programma o meno, oppure spendere un sacco di soldi, perché durerà due mesi, quindi 60 giorni, e dovrebbe finire, se non sbaglio, il 10 di giugno. Ma vediamo i nomi di questi 13 naufraghi. Anzi, diciamo, partiamo. Condurrà l'isola dei famosi quest'anno Vladimir Luxuria. È stata fatta fuori Ilary Blasi. Poi c'è un'intervistina fatta da Silvio Berlusconi che spiega perché ha messo Vladimir Luxuria al posto di Ilary Blasi. Come opinionisti, ci sarà Sonia Bruganelli, l'ex moglie di Paolo Bonolis, che per questo programma ha bloccato il passaggio di Paolo Bonolis in Rai, perché fanno parte della stessa agenzia e non può stare uno su Mediaset e uno sulla Rai. Quindi fino al 30 di giugno non se ne parla di un eventuale passaggio di Paolo Bonolis in Rai. E un certo Dario Maltese, mai visto, mai sentito, eccetera. Quindi gli opinionisti saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese. L'inviato non ci sarà più Alvin, che ha fatto sempre bene, forse era l'unico che si è, diciamo, salvato sempre in queste ultime edizioni dell'Isola dei Famosi. È stato fatto fuori, Alvin non ci sarà, al suo posto ci sarà Elenoir Casalegno. E già partiamo bene, quindi Vladimir Luxuria conduce, tutti potete pensare quello che volete. Opinionisti, quindi Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata Elenoir Casalegno, forse l'unica cosa buona è vedere sicuramente Elenoir Casalegno se si metterà in costume e così via. Battute a parte, vediamo chi sono le donne. Sono 7 donne e 6 uomini, quindi i naufraghi sono in Honduras, si farà in Honduras, costerà una barca di soldi il programma, si dice che 3 milioni di euro, 4 milioni di euro, 5 milioni di euro costa una barca di soldi, perché i tecnici impegnati in Honduras per il programma sono 270, quindi saranno 270 tecnici a portare avanti il programma. Immaginate, vuol dire, quanto lavoro dà Mediaset alla gente del posto, però chiaramente è un programma che ne deve valere la pena. Se poi sarà come il GF, il Grande Fratello, il fallimento più grande che ci può essere stato, vuol dire, con share da fantascienza, da fantacalcio, da chiamatelo morete, vuol dire, se dovesse essere uno schifo come è stato il Grande Fratello, diciamolo pure, sicuramente saranno dei soldi buttati, quindi non sarà servito a niente. Vediamo chi sono le donne. Quindi le donne abbiamo Valentina Vezzali. Questa, possiamo dire, è un personaggio, chi di voi, molti di voi non la conoscono, vi spiego che è una schermitrice, quindi fa fatto dello sport, quindi molte volte campione olimpica e campione del mondo. Forse è una delle nostre atlete più titolate di tutti i tempi, Valentina Vezzali. Fino all'altro ieri era sottosegretario allo sport del governo del centro-sinistra. Poi abbiamo, amici, Maite Yanes, attrice vista nel film Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni. Vista, quindi non era l'attrice, vista nel film, quindi sconosciuta. Poi continuiamo, terza, quindi abbiamo, ecco qui,
tanto che ha fatto, ha chiesto a Ballando con le Stelle, ha chiesto a tuo grande fratello, e cioè finalmente ce l'ha fatta ad andare all'Isola dei Famosi. Abbiamo Selene, la pornodiva Selene, la donna che dice di essere casta da 15 anni. All'anagrafe Luce Caponegro. Quindi abbiamo anche Selene, dopo aver portato Siffredi, aver portato la Cicciolina, portiamo anche Selene, vuol dire il revenge, l'evergreen degli anni 80 dei film Luci Rosse, li portiamo tutti all'Isola. Poi abbiamo Francesca Bergesi, Miss Italia 2023. Perdonate, ma io non conosco questa persona, anche perché Miss Italia si fa da qualche anno sulla 7, ha degli share molto bassi, quando si faceva, ricordo, sulla Rai, sul primo, quindi si faceva il sabato, la domenica, il venerdì, se non sbaglio anche, quindi c'era tanta attesa, adesso diventi Miss Italia e diventi una emerita sconosciuta. Poi abbiamo Matilde Brandi, che sicuramente è un volto più o meno conosciuto, showgirl, brava ballerina, già abituata ai reality in quanto ha partecipato al Grande Fratello VIP 2020. Poi, amici miei, abbiamo Greta Zuccarello, nota al pubblico del piccolo schermo, immaginate, nota al pubblico del piccolo schermo per essere una delle ballerine del cast di Ciao Darwin. Vai a sapere qual è di quelle 10.000 ballerine di Chadan, chi è questa Greta Zuccarello, quindi sconosciuta. Poi abbiamo un ritorno, dopo 40 anni fuori, vuol dire, dagli schermi, dal cinema, dalla televisione, ritorna Marina Suma. Io voglio essere buono, quindi attrice, se voi non l'avete visto, guardate un film del 1981, credo, Sapore di mare, credo che abbia fatto questo, un altro film con Adriano Celentano e poi basta, non ho fatto niente altro. Poi abbiamo Edoardo Franco, vincitore di MasterChef 2022. Sapete quanto fa MasterChef di share sull'otto? L'1,7%. Sai quanta gente lo guarda in numeri? 250.000 persone. Famoso, famosissimo. Quindi non lo conosce nessuno. Poi, amici miei, per chi ama la soap opera Terra Amara, visto che ormai su Canale 5 la mette il giorno, la mette la sera, adesso è passata anche su Rete 4, eccetera, quindi si fa solamente Terra Amara, quindi abbiamo Aras Senol, quindi attore della soap opera del momento, Terra Amara. Poi, siamo passati agli uomini, scusatemi, quindi siamo passati agli uomini, quindi con Marina Suma, sono figlio delle donne, siamo passati agli uomini, quindi Edoardo Franco, vincitore di MasterChef 2022, l'attore Aras Senol, quindi attore quindi della soap opera Terra Amara. Poi abbiamo Joe Bastianic, io non so che cosa ci è andato a fare sull'isola Joe Bastianic, dopo che ha fatto il giudice a X Factor, e l'avete visto lì, è un musicista molto bravo ed un bravo cuoco, esperto di cucina, di ricette e così via, ma ne capisce molto di musica, è andato lì, diciamo, conosciuto per modo di dire, insomma. Poi abbiamo Arthur Dainese, modello, mamma mia, pagina 3, ce l'ho qua, eccolo, stiamo agli uomini. Poi abbiamo Edoardo Stroppa, chi lo conosce, amici miei? Edoardo Stroppa, conduttore. Poi non aggiungo nient'altro perché non c'è niente altro, quindi il sesto e ultimo è Samuel Peron, ballerino e coreografo. Anche qua non posso dire nulla perché non conosco questa persona. Dice lui, per Silvio Berlusconi, quando ha presentato l'Isola dei Famosi, che gli hanno detto dove hai trovato questi morti viventi, peggio del GF, dice: ho grande stima di Luxuria. Lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all'isola e alla fine l'ha vinto. Infatti ha vinto una volta, ha vinto l'Isola dei Famosi, bisogna dare atto. Per cui meglio di lei non potevamo trovare. Continua per Silvio Berlusconi. Ilary Blasi, riferito ai, perché gli hanno poi chiesto, no? Vabbè, hai messo Vladimir Lussuria, c'era un sacco di gente alla conferenza stampa, perché quando parla
poi voglio dire Pensivo Berlusconi, ci sono tutti i blog. Quindi a Hilary Blasi faremo fare battiti live. Comunque torniamo per bene all'intervista che ha fatto quindi per Silvio Berlusconi. Dice per Silvio Berlusconi e precisa a proposito di Hilary Blasi: Hilary Blasi resta un volto di Canale 5. Per lei stiamo pensando, stanno ancora pensando, non hanno deciso, prima si hanno detto sì, ti faremo fare battiti live eccetera, stanno ancora pensando alla conduzione di battiti live. Il programma che si fa durante il mese di luglio, se non sbaglio, luglio-agosto, nelle varie piazze, soprattutto in Puglia, quindi anche dalle mie parti, a Gallipoli, a Otranto, viene battiti live, e quindi dove sono tutti i cantanti che cantano, vuol dire. Quindi è un programma molto molto bello, devo dire. C'è stato sino adesso Alex Palmieri e Elisabetta Gregoraci. Lasciamo stare un velo pietoso su Elisabetta Gregoraci. Stiamo lavorando ad una nuova fase, dice, stiamo lavorando ad una nuova fase, e ripete, di lavoro e carriera, soprattutto sull'intrattenimento puro. Se il progetto decolla quest'estate, Battiti Live passerà da Italia 1 a Canale 5 e sarà condotto da Hilary Blasi. Quindi stanno vedendo di portare un programma che su Italia 1 faceva uno share dell'8-9%, non pensate quanto gente veda, soprattutto periodo estivo, la gente esce, va, voglio dire, fa la passeggiata, va in pizzeria, va in ristoranti, va a fare shopping, eccetera, e quindi era 8-9% su Italia 1, addirittura lo vuole portare su Canale 5 e vuole dare la conduzione a Hilary Blasi. In precedenza aveva fatto, però dobbiamo anche dirlo, per Silvio Berlusconi aveva fatto in precedenza un'intervista in cui aveva detto: non posso mettere più Hilary Blasi alla conduzione dell'Isola dei Famosi perché è molto al centro dell'attenzione, soprattutto per quanto riguarda questa separazione feroce con Francesco Totti. Ecco, questo, siccome è ormai sotto l'occhio del ciclone, viene attaccata da tutti, metterla anche a fare l'Isola dei Famosi, quindi sarebbe una cosa continua. Quindi, ma se tu metti questa gente, scusami, per Silvio Berlusconi, io non sono nessuno, però parlo con i miei video attraverso social, YouTube eccetera, ma se tu metti queste 13 persone che non li conosce nessuno, vuol dire a questo punto è meglio lasciare Hilary Blasi, scusami questo. Vabbè, continua. A proposito dell'Isola dei Famosi in Honduras, aggiunge per Silvio Berlusconi: c'è la volontà e il desiderio di evolvere costantemente il nostro prodotto e vorremmo provare a fare una nuova Isola dei Famosi con tutte le dinamiche tipiche dei reality, con personaggi di qualunque tipo, ma riportando le storie e una narrazione più profonda al centro. La stessa cosa che voleva fare con il GF, voglio dire, ma sono gente di cui il pubblico non se ne frega nulla, la deve finire con queste storie. La gente vuole vedere cose vere, cose di divertimenti, cose di allegria, cose, vuol dire, sempre queste storie. O gli è morta la mamma, o gli è morta, nulla toglie, io ho perso il papà e la mamma, quindi sto parlando, quindi mi toccate una croce, quindi, a prescindere da quello. Ma non puoi portare gente su un'isola e ti parla che ho perso la mamma, ho perso il papà, mi sono separata, sono casta da 15 anni, non lavoro più, eccetera. La gente non se ne frega, scusatemi se lo dico, lo devo dire, se non se ne frega un ca, puntini puntini, non se ne frega nulla di queste cose. Deve capire, deve fare una televisione alla Barbara D'Urso, un po' più trash, non proprio trash, vuol dire, con personaggi allucinanti come il Ken umano, poi diventata Jessica, no, però vuol dire con un po' di trash, ma con personaggi che più o meno possono accendere, no, l'attenzione della gente che guarda il programma. Quindi metto al centro. È una bellissima storia, una sfida che speriamo di lavorare bene insieme a Vladimir Lussuria. Il cast sarà misto tra persone note, ditemi quali sono le persone note, e non note. Ecco, puoi dire, ci sono 13 persone,
alcune delle quali erano note, adesso sono tutte 13 persone non note, sono uguali a quelle del GF, gente scomparsa, gente non esiste, zombie, come il Grande Fratello. E lo dice, prima fa un'intervista e dici: la più grande vergogna della storia di Mediaset, il più grande schifo della storia di Mediaset, Alfonso Signorini mi ha pugnalato alle spalle, molte colpe sono sue, eccetera. E poi dici che vuoi fare l'Isola dei Famosi più o meno simile al Grande Fratello. Io non lo so, ma chi l'ha messo lì? Marina Berlusconi, ti devi muovere a entrare di petto, voglio dire, nelle questioni, eccetera, non del Grande Fratello, dell'Isola, ma soprattutto di Mediaset, perché questo lo sta portando alla rovina, a meno che non decidete a un certo punto di venderla, come da più parti si dice. Quindi con il Grande Fratello lo considero un arricchimento, quindi se sarà come un Grande Fratello, quindi si rimangia praticamente tutto quello che aveva detto prima, che il Grande Fratello non lo vuole fare più, che Alfonso Signorini ha sbagliato a dire che a settembre ci sarà il Grande Fratello, poi ha detto che ci sarà la talpa, poi non so se metterà il topo, non sa nemmeno lui cosa, lo considera un arricchimento, beato lui. Quindi lo spirito dell'Isola dice: vi aspetta tutti, quindi vi dà anche, poi gli dicono: vabbè, ma dove ha trovato questi zombie, peggio del GF, tutto dire, no? Lo spirito dell'Isola vi aspetta lunedì 8 aprile su Canale 5. Tra l'altro, non l'ho detto nel titolo perché il titolo non si può fare enorme, deve essere purtroppo avere i caratteri, ma se non sbaglio 100 al massimo, però proprio in queste ore Vladimir Lussuria ha fatto un'intervista che ha fatto irritare molto per Silvio Berlusconi, lo ha fatto arrabbiare molto. E ci sono alcuni gossip, soprattutto alcuni blog di gossip, soprattutto quelli molto molto vicini al mondo Mediaset, che parla di un pensiero Berlusconi che avrebbe voluto mandare via addirittura Vladimir Lussuria e che ormai aveva presentato, voglio dire, l'Isola. Poi subito dopo Vladimir Lussuria ha fatto l'intervista, questo è andato fuori di testa, voleva bloccare tutto, eccetera. Che cosa ha detto Vladimir Lussuria in intervista? Dopo che ha parlato della sua storia, partito da Foggia, quindi come Vladimiro Guadagno, poi ha capito della sua sessualità, che a lui piaceva essere donna, però voleva mantenere la transizione a metà perché gli piace avere l'orgasmo, tutte queste cose, a un certo punto dice che a 11 anni è stata stuprata o stuprato, perché era ancora maschietto, eccetera, lo è forse ancora adesso, però era più allora perché non si vestiva come oggi, da un ferroviere di 60 anni, e la violentò addirittura non solamente con i propri organi ma anche con una bottiglia. Che cosa successe? Che Vladimir Lussuria nell'intervista dice che si innamorò di questo mostro, faceva stalking. Vladimir Lussuria, 11 anni, faceva stalking a questa persona di 60 anni, era un ferroviere di Foggia, vuol dire sposato con tre figli, fino a quando è stato il ferroviere stesso che aveva violentato, aveva stuprato, aveva massacrato, non una volta, più volte l'allora Vladimiro Guadagno, a fare la segnalazione alle forze dell'ordine che c'era un bimbo di 11 anni che lo perseguitava. Allucinante un'intervista. Quando ha visto questa intervista per Silvio Berlusconi, ha detto: qui siamo alla follia, l'ho messa lì, ho tolto Ilari Blasi, l'ho messa lì, poi fa un'intervista, parla che lascia Foggia, arriva a Roma, inizia a fare la prostituta a tempo pieno, conosce Vittorio Sgarbi, voleva entrare a tutti i costi, vuol dire, nel giro di Silvio Berlusconi, ma non ci fu possibilità di entrare, quindi alla fine ne combina di tutti i colori, fa un'intervista del genere, cioè, cosa vuol dire? Vuol dire un capo di una, vuol dire, di un broadcasting come quello di Mediaset, cosa vuol dire? Ti mando a casa, ma non farlo più perché ha presentato l'Isola, vuol dire, e tu aspetti, ti presenti l'Isola e fai un'intervista del genere e dice che a 11 anni ti innamori di chi ti ha stuprato.
E succede molte volte, negli Stati Uniti è successo che molte volte le vittime si innamorano dei carnefici, vuol dire, no? Quindi racconta di quando fece la prostituta, di quando entrò nel Parlamento con Rifondazione Comunista di Fausto Bertinotti dal 96 al 98, che lei stava seduta al suo posto. Lì avete visto che c'è, quando parlano c'è il microfono e poi c'è un bottoncino dove ti prenoti o chiami, eccetera. Dice che lei, quando stava in Parlamento, dice che il suo bottoncino era sempre rosso, ogni giorno che andava in Parlamento, perché tutti andavano a suonare, perché tutti volevano fare sesso con lei. Dice, soprattutto gente di centrodestra. Io stavo all'opposizione, avevamo i numeri risicati per poter governare con Prodi, eccetera, quindi che poi infatti Mastella con 3 voti lo buttò a terra nel 98, vuol dire il governo Prodi, poi arrivò D'Alema, D'Alema bis, poi arrivarono anche gli altri e così via, insomma, Dini, Amato, poi, la sinistra non molla mai la sedia, quando si siede non molla mai la sedia. Quindi, e andavamo al terzo piano, perché stavano tutti lì. Lì ho trovato Vittorio Sgarbi, ho trovato tanti altri politici di sinistra e di destra sposati che facevano sesso, il famoso terzo piano di Montecitorio a Roma, dove io facevo sesso con i parlamentari di centrodestra. Ma non ero passiva, dice, ero attiva. Poi, voglio dire, chi vuole capire capisce, ero attiva, piaceva a loro essere, dire, vabbè, puntini puntini, piaceva a loro essere puntini puntini, insomma, copulati, ecco, così, copulati, ecco. Fatto un'intervista del genere, è chiaro che è persino per detto, ma che ho messo, voglio dire, che ho messo a Condoleezza Rice famosi, voglio dire, non è che ha fatto un'intervista sull'isola. Sì, ha detto, io mi piace fare l'isola, sto facendo l'isola, mi auguro, voglio dire, che andrà tutto bene. Non sono stata io, dice Vladimir Lussuria, a fare fuori Ilary Blasi, perché non ho il potere di far fuori nessuno. È stata una scelta della, voglio dire, della dirigenza di Silvio Berlusconi, e quindi mi ha chiesto, quindi si parla di un compenso di circa 600.000 euro, invece per quanto riguarda opinionisti e inviati dovrebbero prendere sui 15.000 euro a puntata, dovrebbero prendere sui 15.000 euro a puntata sia l'opinionista, quindi Sonia Bruganelli, che è il ragazzo maltese lì, che è l'Eleonore Casalegno, invece lei prenderà 600.000 euro. Quindi andrà in onda soltanto lunedì, una volta alla settimana, non farà più lo sbaglio di mandarla più volte, eccetera. Quindi, ha fatto un'intervista, dice che persino Berlusconi, quando gliel'hanno fatta vedere, non dico che gli è venuto infarto, ma quasi, ma voleva rimandare tutto, voleva, infatti diceva, si rimanda l'isola, eccetera. Alla fine l'isola deve andare in onda, perché lui l'aveva presentata in conferenza stampa. Zombie o non zombie, l'isola dei famosi deve andare in onda, amici miei, e partirà l'8 aprile. Amici miei, questo era il video di oggi. Come vedete, si parte sempre da un argomento e si arriva all'altro, perché molto conosco molto bene questo mondo. Tantissima gente mi scrive in privato per sapere cose. Io, quando ho tempo, rispondo. Se vedete che non rispondo, molto non ho disponibilità, perché a volte siete tanti, quindi cominciamo a crescere. Questo a me piace, e io voglio mantenere stretto il rapporto con chi mi vuole bene. Soprattutto i follower che sono partiti all'inizio scrivendo, ma chi è questo, chi è quest'altro, eccetera. Adesso state capendo che sono un giornalista serio, che do notizie serie, e soprattutto quando qualcuno che non è mio amico, non è mio follower, si permette di fare commenti che offendono la persona, prima cosa, e la mia dignità professionale, io ti blocco, ti cancello, non esisti, perché a me non interessa gente del genere. Se invece qualche follower, qualche amico, eccetera, può darmi qualche consiglio, io lo posso anche prendere in considerazione. Amici miei, se vi è piaciuto il video, un bel segui, per quanto riguarda tutti i social, e iscrivetevi al canale YouTube Figlio Prodigo 65. Il like, la campanellina, per avere quindi il video pronto come sempre. E lo dico sempre, ve lo ripeto, più siamo amici miei, meglio è. Più grande è la nostra cassa di risonanza. Il progetto Figlio Prodigo 65, Agra Scoop, diventerà
uno dei protagonisti, diventeremo, se lo vorrete voi, tutto voi, uno dei protagonisti del mondo social e del mondo web, perché c'è anche YouTube. Amici miei, come dico sempre, vi voglio bene, alla prossima!